Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra galassia. Pare proprio che Massive ci stia mettendo tutto il suo impegno per fare le cose per bene. Qualche giorno fa, oramai lo saprete se seguite assiduamente il gioco, sono stati svelati i contenuti della beta privata, che includono parecchie missioni e parecchi scenari da svolgere, e che inoltre ci sarà, dopo il primo giorno, un update con una missione endgame. Questa beta, attesa e alle porte, fa capire quanto Massive punti su questo secondo capitolo, decisamente meglio eseguito del suo predecessore e che, ed è solo una mia conclusione logica, per portare a tutti i giocatori una beta così corposa, si può sperare in un gioco completo e pieno zeppo di contenuti all'uscita, cosa che invece fece allontanare i player nel primo proprio per la loro mancanza. Bene, Massive, vedremo tra qualche giorno cosa hai tirato fuori. Nel frattempo, ecco il recap delle cose che troveremo nella beta. Due missioni principali, in modalità normale e difficile, della storia. 5 missioni secondarie e attività aggiuntive nello scenario di free play. Una zona nera aperta, la Est. Una mappa in modalità conflitto, schermaglia. Dall'8 febbraio, invece, avremo anche una missione endgame, come annunciato precedentemente, e contenuti sbloccati, quindi un personaggio livello 30 a scelta per poter giocare sulla suddetta missione. Con questo è tutto, ci risentiamo con le prossime news. GG a tutti quanti!